c'è questo elemento fondamentale, che secondo me è strepitoso anche di un'idea di Jacopo Pesce, del far diciamo anticipare il nostro arrivo nelle città, in questo caso a Torino, il giorno prima con una banda musicale vera e propria, con appunto i vessilli del nostro tour, tutte queste cose qua, che suona delle canzoni, cioè suona le canzoni mie, però diciamo in un medley montato, però fatto apposta per la banda, che non è una cosa assolutamente banale, no? Dal punto di vista dell'adattamento, no? delle canzoni alla struttura stessa della banda. La banda poi arriva e ci accompagna direttamente sul palco, cioè quindi quelli che sono gli apripista nostri del giorno prima sono poi coloro che arrivano sul palco, quindi anche lì abbiamo dovuto fare Davide Ferrario, nello specifico, musicista eccesso, si è dovuto smazzare gli arrangiamenti con quelle cose tipo ma il trombone da dove arriva, quelle cose che poi devi andare a vedere sui manuali, però è stato grandissimo perché siamo riusciti a fare un'orchestrazione di banda, delle cose, delle mie canzoni, soprattutto di quella che apre, ma anche di altre, cioè anche con un denso, di alcune canzoni, tra cui quella che apre il concerto, che è Viaggio al centro del mondo. Gli anni 90 sono diventati una sorta di decennio infinito, non so come dire, un po' come appunto gli anni 50, che rappresentano una sorta di happy days, no? Cioè di decennio d'oro, no? Dal punto di vista proprio dell'immaginario, poi magari sicuramente non era così, non era solo così, ma perché probabilmente gli anni 90 sono l'ultimo decennio del vecchio mondo, che però diventavano anche il primo decennio del nuovo, no? Quindi internet nasceva lì, quindi avevi il bello del mondo, la speranza nel futuro del mondo che sarebbe arrivato, con le certezze del mondo che ti lascerai alle spalle, no? Quindi probabilmente quella cosa, anche dal punto di vista musicale, per chi ha vissuto quei decenni, chi era giovane in quei decenni, in quel decennio specifico, ogni cosa, una canzone, una serie TV, riporta immediatamente a quella spensieratezza, che non è la spensieratezza solo propria della giovinezza, no? Cioè la spensieratezza, sono spensierato perché sono giovane e vedo il futuro davanti. Era una spensieratezza anche un po' forse, dovuta all'inconsapevolezza, cioè era un decennio in cui sembrava che tutto fosse destinato ad andare bene, c'era la cool Britannia in Inghilterra, c'era una sorta di ottimismo nei confronti della rete stava per arrivare questa nuova tecnologia, cioè non si erano ancora visti gli aspetti negativi, no? Di tutto questo, non era ancora arrivato l'11 settembre, non sono arrivate ancora altre cose, ecco, quindi quella roba lì, chi anche aveva 30 anni in quegli anni, li viveva positivamente, perché anche se non era la sua età dell'oro, la sua giovinezza, in realtà era un decennio che portava con sé tantissimo ottimismo, ecco, mettiamola così. Poi non solo, poi c'erano tanti anche aspetti negativi, per l'amor di Dio, ci furono, non dimentichiamo, le stragi di mafia, ci furono i ragazzi in piazza Palermo, come diceva Jovanotti in quel pezzo, cuore, no? Cioè, per la prima volta si vedeva una grossa reazione della società civile, cioè c'era una sorta di ottimismo diffuso, probabilmente non giustificatissimo, però che noi percepivamo,